Ciao ragazzi, sono Micio 25, oggi siamo qui su Formula 1 2016, dobbiamo andare in gara, purtroppo questa è una gara farlocca, lo sapete benissimo che è una gara farlocca perché la difficoltà abbiamo visto che non è quella corretta per me in questo momento. Dopo la prima parte dove ho fatto veramente delle stronzate assurde, questo, ok, mantieni i RP ottimali. Ok, sono partito malissimo, sono partito. Quarta, quinta, sesta, non ho fatto la partenza, non l'avevo provato, cavolo. La partenza va sempre... E dai però, guardali. Ho intanto sorpassare, bene. Bene, bene. Bandiera verde. Dimmi che la macchina è a posto, sì, la macchina è a posto. Sto guidando malissimo, non so perché sto guidando così male. Cioè, ho fatto la prima posizione e boh, guardate come sto guidando. Ok, così, piano piano, piano piano. Non ho bisogno di correre. A lungo andare ce la faccio a riprenderlo. Ho 5 giri per riprenderlo. Sì, però vedete qua, loro non accelerano. Quando mai si è vista una mano che può tenere... cavolo. Cavolo, ho sbagliato. E no, è perché... è impossibile, sapete perché? Oh, metti pausa, gentilmente. Non metteva più pausa. E loro frenano troppo, quindi devo alzare la difficoltà. La difficoltà è sbagliatissima per me. E questa è una difficoltà sbagliata. Vai con la X, purtroppo utilizzeremo un flashback. Vabbè, un piccolo tocco ci sta. E come la riparate? Con lo sputo la riparate. Ok, superato. No, però così non si può andare, dai. Potevi farmi alzare la difficoltà anche durante il Gran Premio. Cioè, dovrei essere nelle ultime posizioni, non qui davanti. Ok. Nessuna gomme? Ah, vero che forse ho le gomme da qualifica. No, guardate qui, neanche accelero e loro non mi superano. A parte Rosberg che mi sta vicinissimo. Ok, no, non va per niente bene, non va. Non va per niente bene questa difficoltà per me. Comunque ho imparato a scalare tantissimo e mi gaso solo nella scalata. Ci vuole un po' più di difficoltà. Abbiamo messo meteo, devo alzare difficile, devo alzare. Non tolgo l'ABS perché comunque, boh, già non lo tengo su assetto corsa, non mi va qua di esaurirmi. Ok, così. Perfetto, curva, 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 curva. Se n'è andata la macchina. No, sto guidando malissimo, sto guidando, perché sono deconcentrato, perché non dovrei vincere questa gara. Dovrei fermarmi davanti al traguardo e farli passare. Perfetto, quinta, sesta, settima, anzi. Qua freno un po' troppo, sapete? Potrei farlo molto più veloce. Ho sbagliato con le marce. Ho sbagliato tantissimo. Come si fa a guardare dietro? C'è un pulsante per guardarmi dietro? Sbaglio sempre sto cazzo di pulsante qui. Guarda, maledizione a me che l'ho premuto. E dai, ma ha toccato lui. Ma scusami, ma ha toccato da dietro. No, aspetta, dammi il replay. Allora, intanto faccio fatica con queste cazzo di cose. C'è Rosberg dietro che mi stressa. Va bene, faccio una fatica assurda con questi pulsanti. Ok, così. Quarta, quinta, sesta. Lo devo lasciar passare perché lui c'ha il DRS. Disponibile. Devo chiudere le curve perché sennò mi sorpassa Rosberg.
Poi perché hanno fatto Rosberg così forte e del Lewis Hamilton invece no? Ok, teniamoci. Ok, così vai. Seconda, terza, quarta, quinta. Perfetto, vai. Quarta, quinta di nuovo. Comunque il cambio di Formula 1 subisce dei gran maltrattamenti, eh. Quante volte cambieranno in una gara? Sapete quanto è usurato il cambio di Formula 1? Che vita brutta, amara che fa. Mo c'ha il DRS, c'ha. Non riesco a tirarmelo fuori. Non riesco a liberarmene. Ho sbagliato questa curva, eh. Anche questa. Questa invece, se non avessi usato con l'acceleratore due volte, sarebbe stata anche buona. Stiamo qui, mo c'è il DRS, come lo faccio a superare? Non lo posso mica bloccare sempre. Lasciamolo passare allora. Lasciamolo all'esterno però. Prendiamoci la corsia interna. Così poi noi. Così lui sta all'esterno e noi possiamo prenderci. Ok, che bello quando scalo bene. Non metto più la neutral. Non metto più la folle, non so se avete notato. Quindi questa cosa mi fa molto godere. Ho imparato ad usare l'acceleratore. Peccato che non si veda come in assetto corsa, però potreste vedere come non premo tutto l'acceleratore tutto di colpo. Qua sì, invece, qua l'ho premuto tantissimo. Ok, quarta, quinta, sesta, sì, però la difficoltà è completamente sballata. Sono andato lunghissimo. Sorpassami, va? Mi sorpasserà perché c'è il DRS. Invece non mi sorpassa, vedete qua, è sbagliata la difficoltà. Sto usurando tantissimo le gomme in queste curve sbagliate che faccio. Sto sbagliando un po' troppo, però non, perché non c'è competizione così. Così è completamente sbagliato. Chissà come si fa a guardare dietro. Non so cosa è uscito. Per guardare sti cazzi di cosini, guarda. Ma edizione a me è il computer di bordo. Sono andato larghissimo. No, che cazzo ho combinato? Aspetta un po' che sono andato larghissimo. E guarda, non riesco a mettermi in pista. Non si può tornare un po' più indietro? Vabbè, oh. Che vedevo di... Ho sbagliato con sti cazzi di computer di bordo. Ho sbagliato alla fine, pensate un po'. Sbagliare alla fine è proprio da pirla. Sbagliare da fine è proprio da pirla. Ma edizione a me ha tutti i pulsantini che voglio provare. Vabbè, però è giusto così, non dovevo vincere. Vai che Hamilton ce lo prendiamo col DRS. Se guido bene Hamilton me lo posso tirar via. Ok, col DRS, primi non più, però secondi vorrei portarmelo a casa. Secondo vorrei portarmelo a casa, dai. Ok, almeno così c'è un po' di sfida. Cazzo, pure il motore si è usurato a me, oh. Non ci voleva. Hamilton, vieni qua, fatti prendere la scia. Perché si è usurato il motore poi? Forse perché non so scalare. Ma porca di quella miseria. Scusami.
Vai qua. Quinta. Settima. Ok, ok. Teniamolo dietro. Ho dato una scalata per avere un po' più di precisione in curva, per avere un po' più di sovrasterzo. Quando voi scalate la macchina tende a sovrasterzare. Settima, dimmi che posso andare, dimmi che posso andare. Dimmi che salgo sul podio, ti prego. Ok, ok, va bene. Anche se è fasulla, eh. È un po' fasulla questa cosa. Sì, ma tu che mi hai chiesto niente, non mi hai chiesto. Stai zitto, stai. Vediamo io chi sono. Ma, scusami, io dove sono? Sono quello io. Così brutticello mi hanno fatto. Va bene, avanza. Non c'entra niente, non c'entra quella quinta posizione. Non faremo mai più. Noi finiamo qui questa puntata. Qualcuno sicuramente storcerà il naso, ma lo so anch'io, è sbagliata tantissimo questa difficoltà. Non c'entra niente, non c'entra questa difficoltà. Ascolta, segreteria telefonica, che voglio? Ciao, sono Emma. Oggi ho incontrato i dirigenti per discutere dei... Vabbè, tutti contenti. Sono molto contenti. Continua così. Mamma mia, che grande notizia che mi hai dato. Mo fai computer. Allora, fammi vedere, non sbagliamo. Prossimo weekend. Però mettiamo preferenze, sì, eccoli. Impostazioni gara, mettiamo difficile la difficoltà di quelle là. Parco chiuso, sapete che non so cos'è, regola del parco chiuso, va bene, chi se ne frega. Ok, mettiamo difficile perché sennò che cavolo, non ci divertiamo. Gli aiuti, che cosa c'ho? Solo l'ABS c'ho. Il controllo rotazione su medio, vabbè, quello ci sta. Se volete vedere altro andate da altri canali. Va bene, avvia sessione, mi piace così. Noi ci vediamo nel venerdì, sabato e domenica prossima. Oh, aspetta, evento RS, che vogliono? Ciao. Sì, ciao bello. Volevo parlarti un attimo. A quanto pare non ci stiamo impegnando abbastanza per le migliorie. Dobbiamo dedicarci di più allo sviluppo. Sì, va bene. Dai un'occhiata al rapporto. Io devo prepararmi per il debriefing. Dimmi qual è il rapporto però, non vedo nessun rapporto io. Mi scusi. Al momento è in vantaggio, la Sauber si sta staccando e siamo indietro. E vabbè, siamo indietro perché devo fare l'aggiornamento. Fai il computer, lo faccio adesso, vabbè che poi lo facciamo la prossima volta. Poi guardiamo, ricerca e sviluppo. Io farei subito il motore. 4,75. No, devo fare solo il motore. Ecco, gli do seleziona miglioria. Seleziona, perfetto, così poi arriviamo più vicino. Noi ci fermiamo qui, ci vediamo quindi venerdì, sabato e domenica prossima col circuito di Shanghai, che io non conosco assolutamente, credo di non averlo mai fatto. Fatemi sapere se siete contenti che ho alzato la difficoltà. Ci vediamo nei prossimi episodi. Ciao.